dovete assolutamente fermare tutto, bloccare tutto. La mostra non si deve più fare. 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 Tutto avrei pensato meno che di stare dentro a tutto quello che è accaduto. Era assolutamente impossibile fermarlo con gli aerei che stavano in quel momento arrivando da tutto il mondo con i quadri. Nemmeno il Presidente della Repubblica sarebbe stato in grado di prendere questa decisione. Posto che questa decisione fosse stata la decisione giusta. Tutti, assolutamente tutti, mi hanno detto invece coraggio, andiamo avanti. È l'immagine molto bella di una specie di eroe greco, veramente, un eroe della mitologia greca, che tiene al laccio, al filo, quella nave. Ed è un'immagine bellissima, veramente, di colui che tiene con questo filo l'immagine di un mondo che deve dipingere, tiene con questo filo una nave che si vede soltanto in una sua parte, e anche questa mi pare una cosa molto bella e molto interessante, tiene al filo
quell'armonia del mondo, quello spazio di luoghi che è memoria del passato, ma anche previsione del futuro, che è l'inabissarsi dentro il presente, che è fatto di tempeste, di luci che sbattono sulle coste, che sbattono nel cielo, di venti, insomma, contengono tutto il mondo, tutto il mondo, tutto il mondo. Gli ho lanciato questa sfida e lui l'ha raccolta e ne è uscita questa mostra assolutamente bellissima. La cosa importante è che al pittore, ad Antonio Nunziante, è consentito per il suo talento di rappresentare anche ciò che apparentemente sembrerebbe non rappresentabile. Credo che Antonio abbia trovato veramente poco per volta la strada per entrare dentro una descrizione della natura, ovviamente personalissima, che mette insieme una visione reale, concreta delle cose con ovviamente la trasposizione dentro un vero e proprio luogo dell'anima e dell'interiorità. Dipingere è un atto eroico perché significa stare ben piantati, ben confitti quasi sul terreno del mondo. Per questo dico che il pittore oggi è un profeta quasi. L'eroe di uno spazio che si conquista. Al pittore è consentito andare a camminare in territori che alle persone normali non è consentito frequentare. Raccontare l'apparentemente non esprimibile è un miracolo della pittura, e in molti di questi quadri questo miracolo effettivamente accade. Nei quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi, ha già troppi impegni per scaldare la gente d'altri paraggi. Una bimba canta la canzone antica della donnaccia, quel che ancora non sai tu lo imparerai solo qui fra le mie braccia. E
e se alla sua età le difetterà la competenza, presto affinerà le capacità con l'esperienza. Dove sono andati i tempi d'una volta per Giunone, quando ci voleva per fare il mestiere anche un po' di vocazione? Ci sono stati dei musei che hanno fatto girare i tacchi e i camion che stavano arrivando a Genova. Sono riuscito a convincere, a spiegare i quadri. Il camion ha girato di nuovo e sono arrivati a Genova. Anno a convincere il Museo di Boston a prestare per la quarta volta in un secolo questo quadro. Qui c'è tutto, il prima e il poi di Gauguin, è tutto raccolto in questo quadro. E qui noi lo vediamo con un senso di meraviglia, perché non lo vediamo mai in Europa, perché è il più grande quadro fatto da Gauguin, perché magari ha un valore di 300 milioni di euro, perché è un prestito incredibile, ma lo vediamo anche come la sintesi del prima e l'annuncio del poi. È come se dentro al suo sguardo, dentro a quegli occhi azzurri, verdi che lui ci mostra, ci potesse essere il punto di raccolta di tutti i viaggi che hanno fatto questi pittori. E alla fine, come in una specie di grande imbuto, tutto entrasse dentro ad uno sguardo e tutto entrasse dentro al colore azzurro degli occhi, e in quegli occhi quindi ci sono veramente tutte le cose di questa mostra. Monet ha il bisogno di dipingere tutti i giorni nel suo giardino, nel suo spazio. È il desiderio di chi sente la pittura di Monet o del quadro di Antonio Nunziante vicino a sé, in quello che è un connubio ideale fra spettatore e artista. Abbiamo paesaggi, abbiamo visioni, abbiamo incontri di natura. Sia da un punto di vista tecnico, sia da un punto di vista contenutistico, rivedrete un'atmosfera di questo tipo, più luminosa, all'interno dei quadri di Antonio Nunziante. If one day you should see me in the crowd, lend a hand and lift me to your place. Questo è un inizio, vero? Questo è l'inizio, è una pietra miliare. Ti dico la verità, se dovessi dirti che alla base c'è un progetto sarei bugiardo, cioè solo istinto allo stato puro, cioè volevo... Avevo questa idea, sono partito da una frase che ho scritto, da alcuni disegni, alcune cose che scrivo per me, e dico: io su questa frase, su questo concetto espresso, posso creare una mostra. E allora mi sono confrontato con Marco, gli dico: guarda, io ho un titolo di un quadro, è un'immagine. E lui mi ha detto: siamo sulla buona strada, questo è il punto di partenza. Si vede da alcuni atteggiamenti pittorici, da alcuni passaggi, alcuni fraseggi pittorici. Perché dico sono un atteggiamento diverso? Più felice, perché ho dipinto questi quadri fondamentalmente per me. E questo è lo stimolo che qualsiasi creativo, un musicista, un poeta, un pittore, come dice Marco, deve difendere a spada tratta la sua libertà d'espressione. Se questo è l'inizio e se l'inizio è buono, ok, allora io partirò di qua. Thank you.
saw it written and I saw it say, Bingo Moon is on his way. None of you stand so tall. Bingo Moon, and I get you. Sono una persona che dipinge quadri, che cerca di comunicare e che spera di incontrare tanti amici come voi e tanti amici come Marco che mi possono dare una mano, perché magari ho delle potenzialità e forse sono inespresse perché mi manca quella sicurezza, ma vedendovi oggi qua voi sono un po' più forte di ieri mattina. Grazie. Say, Bingham.